Ben ritrovati con AgriMag News. La campagna appena trascorsa ha numeri da record con 3,2 milioni di tonnellate prodotte secondo i dati del Consiglio Oleicolo Internazionale, un aumento rispetto alle 2,9 milioni di tonnellate stimate a novembre scorso di olio d'oliva. Se guardiamo i dati nazionali scopriamo che la Spagna diminuirà di circa il 3% all'1,25 milioni di tonnellate la propria produzione, mentre l'Italia 432.000, la Grecia 320.000 e Portogallo 125.000. L'Unione Europea, nonostante il dato critico spagnolo, produrrà poco più di 2,1 milioni di tonnellate, ovvero 391.000 in più rispetto alla precedente annata. Fuori dall'Unione Europea è la Tunisia a dominare con 280.000 tonnellate, seguita dalla Turchia con 260.000 tonnellate di olio, dal Marocco con 140.000 e l'Algeria con 80.000. Anche il consumo dovrebbe incrementare a 3 milioni di tonnellate, più 8% rispetto allo scorso anno. Bene le esportazioni mondiali, quindi gli scambi commerciali che dovrebbero sfiorare il milione di tonnellate, con la Spagna in testa, seguita dall'Italia, dal Portogallo e dalla Grecia. Fuori dall'Unione Europea il record dell'export spetta alla Tunisia, seguita dalla Turchia.